Mattinata pescarese per il candidato a presidente della regione Abruzzo Luciano D'Amico. Il candidato del centro-sinistra ha incontrato i commercialisti nella sede dell'Ordine in via Rieti. Poco meno di 2 ore per illustrare i punti più importanti del suo programma elettorale, ovvero sanità, trasporto pubblico e tutela ambientale. A proposito di ambiente, D'Amico si è soffermato sulla vicenda della riserva del Borsacchio ridotta da 1.100 ettari ad appena 25 con un semplice emendamento del centrodestra di Marsiglio, scelta peraltro già bocciata dal WWF Italia, che ha presentato la richiesta di promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. D'Amico è d'accordo e divide la vicenda in 3 punti. Primo punto, la riserva del Borsacchio è una grande risorsa per la regione e anche gli agricoltori che lavorano all'interno della riserva del Borsacchio vanno messi nelle condizioni di poter trarre vantaggio da questa risorsa. Secondo punto, non siamo affatto d'accordo su come sia stata di fatto cancellata la riserva del Borsacchio, un vero e proprio colpo di mano fatto nel cuore della notte senza nessuna discussione, senza nessun coinvolgimento. Terzo punto, come dimostra l'impugnativa che è stata fatta di recente, gli evidenti vizi di costituzionalità renderanno vano il tentativo di cancellazione della riserva e noi siamo felicissimi di questo perché riteniamo che la bellezza della nostra regione, la ricchezza del nostro territorio richieda tutela e valorizzazione che possa consentire alla nostra regione davvero di restare così bella come ci è stata consegnata, perché noi la si possa consegnare a nostra volta altrettanto bella.